se non c'è nessun altro, allora vogliamo passare alla parola di Dio. Si trova in Marco 11 dal verso 12. Chi vuole seguire? Marco 11, 12. E leggiamo sempre nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, che è benedetto in eterno. E il giorno seguente, quando furono usciti di Betania, egli ebbe fame. Veduto di lontano un fico che aveva delle foglie, andò a vedere se vi troverebbe cosa alcuna, ma venuto a quello non vi trovò nulla se non delle foglie, perciò che non era la stagione dei fichi. E Gesù prese a dire al fico: niuno mai più in perpetuo frutto mai mangi da te frutto. E i suoi discepoli l'udirono e vennero in Gerusalemme. Gesù, entrato nel tempio, prese a cacciar fuori coloro che vendevano, che compravano nel tempio, e riversò le tavole dei cambiatori e le sedie di coloro che vendevano i colombi, e non permetteva che alcuno portasse alcun vaso attraverso il tempio. E insegnava dicendo loro: non è egli scritto, la mia casa sarà chiamata casa di orazione per tutte le genti? Ma voi ne avete fatta una spelonca di ladri. Ora gli scribi e i principali sacerdoti udirono queste cose e cercavano il modo di farlo morire, perché lo temevano, perciò che tutta la moltitudine era rapita in ammirazione della sua dottrina. Quando fu sera, Gesù se ne uscì fuori dalla città. La mattina seguente, come essi passavano presso del fico, lo videro seccato fin dalle radici. Pietro, ricordandosi, gli disse: maestro, ecco il fico che tu maledicesti è seccato. E Gesù, rispondendo, disse loro: abbiate fede in Dio, perciò che io vi dico in verità che chi avrà detto a questo monte: togliti di là e gettati nel mare, e non avrà dubitato nel cuor suo, anzi avrà creduto che ciò che egli dice avverrà, ciò che egli avrà detto gli sarà fatto. Perciò io vi dico: tutte le cose che voi domanderete pregando, crediate che le riceverete, e voi le otterrete. E quando vi presenterete per fare orazione, se avete qualche cosa contro ad alcuno, rimettetegliela, a ciò che il Padre vostro che è nei cieli vi rimetta anche i vostri falli. Ma se voi non perdonate, il Padre vostro che è nei cieli non vi perdonerà i vostri falli. Amen. È un passo molto importante, è un passo molto decisivo, è un passo molto dottrinale, è un passo incisivo su più verità. E a un certo punto troviamo il Signore che ha fame. È uscito da, diciamo, fuori da Betania, vede da lontano un fico. E da lontano lo vedeva con delle foglie. Sapete, ci sono situazioni che tu, se le guardi da lontano, ti sembrano una cosa, no? Poi ti avvicini e ti accorgi che invece sono tutt'altra cosa. Questo è molto vero. A volte i credenti da lontano ti sembrano una cosa, ma poi quando ti avvicini ti accorgi che sono tutto l'opposto di quello che tu vedi. È come dire: l'erba del vicino è sempre migliore. Alleluia! Questo mi fa un po' riflettere. Apprezziamo le cose che abbiamo da vicino. Ben disse la sorella Paola stasera: grazie Signore per questa comunità. Ognuno è stato messo, colgo adesso questo spunto, in un determinato luogo dal Signore. Sempre se dove stai è da Dio, se non è da Dio non ti ci ha messo Dio, ma lo si riconosce dal frutto, gloria a Dio. Quindi quando sappiamo che ci troviamo in un posto che è da Dio, ringraziamo il Signore. Lasciamo stare che l'erba del vicino può sembrare migliore, magari da lontano può sembrare quello che non è, o magari lo è. Ma intanto impariamo ad apprezzare le cose che abbiamo. Amen. Nella chiesa, nella famiglia, i genitori, i figli, il lavoro, tutto, gloria a Dio. Apprezziamo quello che abbiamo. Benedetto il nome del Signore. Ora il Signore si avvicina e qui c'è un po' di paradosso, perché leggiamo che non vi trovò frutto. E il passo dice: però non era stagione dei frutti. E allora il Signore lo maledice. E allora gli atei proprio qui ci ballano dentro. Ah, ecco il vostro Dio. Beh, vedete, fratelli miei, la parola di Dio è perfetta, ma
per noi è scontato, magari per il mondo no, però dobbiamo anche imparare a rispondere al mondo. Così è scritto: quando qualcuno vi chiederà conto della vostra fede, rispondete. Alleluia. Se poi una volta risposto vogliono questionare, andatevene. Intanto ci sono diverse posizioni. Alcuni dicono che la traduzione non è così perfetta, che tutto sommato era stagione dei fichi. Questa è quella meno quotata. Ma ad ogni modo noi dobbiamo capire una cosa, che intanto i fichi di allora, molte specie di alberi che c'erano in quell'epoca, in la cosiddetta Palestina, che poi non è Palestina, è terra di Canaan, portavano frutto un po' tutto l'anno, se non tutto l'anno. E quindi Gesù si aspettava del frutto nonostante non fosse stagione dei fichi. Ma ad ogni modo, oltre a questa, diciamo, verità che fa parte, no, dell'agricoltura, c'è una verità spirituale, ed è questa: quando nel mondo non è tempo di raccolta, per esempio Gesù ebbe a dire: pregate perché la messe è grande, ormai il tempo è giunto, ma gli operai sono pochi, quindi era tempo di messe. E quindi quando invece non è tempo di messe, perché nel mondo nessuno si converte, non è tempo di raccolta, perché nessuno vuole accettare il Signore, anzi tutti bestemmiano il Signore, dicono che Dio non c'è, danno addosso al cristianesimo, il cristianesimo è la piaga sociale più grande. Quando questo avviene, comunque tu che sei un credente devi portare frutto. Devi continuare a crescere, devi continuare a cercare il Signore, devi continuare a cercare la santificazione, anche se non è tempo di raccolta nel mondo. Dentro il tuo cuore lo Spirito Santo si aspetta sempre del frutto. Alleluia! E dobbiamo andare controcorrente, dobbiamo prendere quella croce e portarci quella croce avanti. È pesante, si chiama croce perché pesa, perché ha chiodi, perché ti fa sanguinare spiritualmente parlando. È dura, perseverare è dura, ma come dico sempre io, meglio soffrire con il Signore che soffrire senza Cristo. È peggio soffrire senza Cristo. E poi in Cristo c'è tanta gioia, c'è tanta gioia, e il Signore poi ci soluziona comunque anche i nostri problemi, come lo troviamo scritto qui. Infatti il fico si riferisce a Israele, ma non è solo Israele, in primis è Israele, perché poi maledì il fico, subito dopo entrerà nel tempio, non è a caso che entrò nel tempio. E quindi qui infatti poi questa profezia si avverò e Israele cessò di portare frutto, e oggigiorno Israele non sta più portando frutto, ma verrà il giorno che Israele tornerà a portare frutto. Ma dopo questo comunque è un passo che vale anche per la Chiesa e ha un profondo significato anche per la Chiesa. Benedetto il nome del Signore. Infatti subito dopo il Signore introduce una grande verità, e in virtù di quello che era successo i suoi discepoli lo interrogano e gli dicono: maestro, hai visto? Tu hai maledetto il fico e questo si è seccato. Ma sei forte. E il Signore, che vuole sempre insegnare qualche cosa e che non è venuto qui a fare, come dire, no? Scusate il termine, un po' di show, ma vuole veramente insegnare, vuole lanciare dei messaggi forti, e lui gli ha detto: guardate, io vi dico una cosa, voi avete veduto questo fico come si è seccato la mia parola, io vi dico a voi che chiunque avrà detto non a questo fico ma a un monte, a una montagna, a un qualcosa di materialmente, spiritualmente parlando impossibile, di alzati, sradicati, gettati nel mare, e avrà creduto, ma non creduto così, ma creduto nel suo cuore, io vi dico che questa cosa, nota bene, non dice avverrà, nota bene, dice gli sarà fatta. Alleluia! Qui c'è una grande verità. E concedetemi questa piccola parentesi: alcuni, e queste cose le dobbiamo conoscere, malinterpretando questo passo, che l'interpretazione non può essere personale, dice Pietro che l'interpretazione non è personale ma viene direttamente dalla scrittura, magari pensano che il credente si può alzare
e invece di pregare cominciare a dire: io decreto, io ordino, io legifero che sia fatta questa cosa. No, fratelli miei, qui c'è solo un legislatore, c'è solo uno che decreta, che ordina, ed è il Signore. Il credente non è chiamato a ordinare, a decretare, è chiamato a pregare. Infatti, se tu leggi tutto il passo e non un verso solo, fuori dal contesto, che non è altro che un mero pretesto, subito dopo il Signore interviene e dice: le cose che avrete chieste in preghiera, pregando: Signore, ti prego per questa cosa, ma sia fatta la tua volontà. Alleluia. E allora è scritto che chi avrà fatto questo pregando, ma anche credendo, e non solo credendo, anche con il cuore, allora il Signore gli farà questa cosa qua. È il Signore che fa il miracolo, è il Signore che concede la grazia, non è il nostro, come dire, niente dipende da noi. Ovviamente noi dobbiamo credere, perché tutto parte da lì, tutto parte dal credere. Cioè, senza credere non si fa niente. La grazia, si dice grazia e fede, la grazia comincia dalla fede, anche se la grazia comincia da Dio, che Dio ci dà la grazia, ma noi dobbiamo ricevere la grazia come? Attraverso la fede. Noi crediamo in Dio e quindi riceviamo la grazia che viene da Dio. Ora, questa grazia ci introduce in questa fede, la fede nel Signore e nella sua parola. Questo fa sì che l'uomo nuovo in Cristo Gesù nasca di nuovo e sia una nuova creatura, e le cose di prima sono vecchie, sono passate e non tornano più. E tu sei una nuova creatura. Alleluia! E in virtù di questa opera che viene da Dio e che viene accettata dal credente per la fede, noi siamo chiamati a portare frutto. Ma siccome non possiamo fare niente senza il Signore, come egli ebbe a dire in Vangelo di Giovanni 15:5, voi senza di me non potete fare niente, abbiamo bisogno di essere fortificati, di trovare potenza, di trovare unzione, di trovare forza. E allora il Signore ha detto: quando voi crederete in me, certamente avete lo Spirito Santo, ma poi dovete ricevere il battesimo dello Spirito Santo. E allora, quando il battesimo dello Spirito Santo, che è la completa unzione, il completo essere ripieno dello Spirito di Dio in noi, entra, noi portiamo molto frutto. Anche se nel mondo non è tempo di raccolta, anche se il mondo non si converte al Signore, anche se il mondo è talmente buio che ci inizia a perseguitare, noi continuiamo a portare frutto. Tutto ci viene contro, la tempesta, l'acqua, le tenebre di questo mondo, ma noi continuiamo a lodare il Signore. E se siamo caduti, abbiamo la forza e la fede di rialzarci. Ora, benedetto il santo nome del Signore, c'è una grande cosa che noi abbiamo letto: chi avrà detto pregando gli sarà fatto. Ma tra il pregare, quindi il credente che inizia a pregare, e il Signore che ti dà la risposta, c'è un intervallo. Tra queste due cose, cioè io prego per la montagna che ho davanti, cioè una montagna. Cos'è la montagna? La montagna è tutto ciò che non mi permette di andare avanti. Una montagna, che ne so, ho un problema serio, ho una malattia gravissima, ho un parente che, altro che non sapere niente del Signore, sta messo proprio in mondi addirittura dell'occultismo. Ho un peccato che proprio non so come è successo, sono caduta così in basso, c'ho sta montagna, eppure non la voglio, non riesco a venirne fuori. Sto pregando il Signore che rimuova questa montagna, sto dicendo a questo monte: nel nome di Gesù muoviti, ma pregando, Signore, e la risposta non arriva. Oppure c'ho un problema di lavoro, o un problema in famiglia, o un problema coniugale, insomma una montagna, e tu preghi il Signore. E allora leggi che il Signore ha detto: se tu avrai creduto, la cosa io te la farò, la cosa ti sarà fatta. Ma in mezzo a queste due cose c'è
un intervallo di tempo ed è chiamato il tempo di Dio. E in mezzo a questo tempo di Dio c'è qualcuno che ci mette lo zampillo. Non è che noi dobbiamo stare sempre a parlare dell'avversario, ma l'avversario c'è. Dio lo ha nominato tante volte, ci ha detto com'è nato, quello che fa, di non ignorare le sue macchinazioni. Ed è scritto in Giacomo 4:7 qualcosa di molto importante, che è quello che succede al credente durante questo intervallo di tempo. Giacomo 4:7 dice: sottomettetevi dunque a Dio, tra cui credendo in Dio, e contrastate il diavolo, e allora egli fuggirà da voi. Cioè, in questo intervallo di tempo, qualsiasi sia il tuo problema, il mio problema, il nostro problema, l'avversario verrà. Sì, qual è il tuo debole? Tutti noi abbiamo un debole, uno, magari uno, diverso. E allora l'avversario viene e lì ti viene a colpire. L'avversario, a volte io ho sentito dire, è che a me, io vengo attaccato proprio lì. È lì che vieni attaccato, non è che ti attacca dove sei forte. Dove sei forte e basta, se poi sei sempre forte in Cristo. Ma lì viene l'avversario e ti mette davanti il tuo punto debole, ti colpisce nel tuo punto debole perché vuole distruggerti. E lì succede questo, nell'intervallo di tempo tra la tua preghiera, la risposta di Dio, arriva l'avversario e il Signore è lì vicino a te, che guarda, alleluia, che ti dà forza, che magari tu dici il Signore non sta facendo niente, ma il fatto stesso che tu stai ancora credendo, ancora pregando, ancora implorando il nome di Dio dopo anni che stai aspettando la risposta di Dio, non è perché tu sei bravo, ma perché Dio non ti ha abbandonato. Ed è la forza di Dio che magari tu non la senti, ma c'è, perché il fatto stesso che ancora sei in una chiesa, che ancora ogni tanto, per dire tra virgolette, ti ricordi di aprire una pagina della Bibbia o ti ricordi che c'è Dio, dici Signore gloria al tuo nome, non è perché tu sei bravo, perché Dio non ti ha abbandonato, perché Dio ti ama e ti vuole salvare. E l'avversario ovviamente in quel periodo di tempo fa un po' il suo lavoro, Dio lo permette perché vuole insegnarci a combattere. E noi, è scritto, non combattiamo contro carne, contro sangue, contro le potenze di come dire, della carne, ma noi combattiamo contro le potenze dell'aria. E il Signore vuole insegnarci a portare questa armatura che è descritta in Efesini capitolo 6, lo scudo, l'elmo, la spada, i calzari, la cintura. Dobbiamo non solo indossarla, ma poi dobbiamo anche usarla, alleluia. E allora lì, come si dice, scusate il gergo, sollegnate, un po' ce le vuole dare lui, e noi rispondiamo nel nome di Gesù, con la fede, con l'orazione, con la parola di Dio, con la perseveranza, con l'andare in chiesa. C'è questa guerra, ma se noi perseveriamo, se noi non veniamo meno nella fede, alla fine il Signore ha detto una parola molto chiara: se voi resistete al diavolo, se voi combattete, se voi pregate, se voi direte a questo monte in orazione sradicati e gettati di là, alla fine l'avversario fuggirà e tu otterrai la liberazione. La liberazione può arrivare dopo un giorno o dopo anni, ma non ha importanza, l'importante è che arrivi, perché arriverà nel tempo opportuno. Gesù Cristo, quando è andato da Lazzaro, umanamente parlando, ormai puzzava. Signore, ma che fai? E puzza, sono 3 giorni, ma tu non ti preoccupare, perché il mio tempo non è il tuo tempo. Proprio in questi giorni io ho passato una cosa, che ho avuto un problema in virtù di una certa cosa che non si è concretizzata quando si doveva concretizzare, sembra che si concretizzerà, diciamo, adesso. E io ho detto, meno male che è successo adesso, perché se succedeva prima sarebbe stato invece un problema invece che un beneficio. I tempi di Dio non sono i nostri tempi, e il Signore ci fa fare queste esperienze affinché possiamo imparare a camminare nella fede, una fede che non è cieca, perché la fede è certezza di cose che non si vedono, ma in virtù di una conoscenza che si vede, che ci viene ben descritta nella parola di Dio. La fede non è cieca, la fede è certezza che dal niente non è che può nascere qualcosa. Quindi se c'è un universo, c'è un creatore, e la parola di Dio ci dimostra che c'è anche un eterno.
lo dimostra, l'abbiamo visto in migliaia di profezie, in migliaia di situazioni. La parola di Dio è un esempio, è una testimonianza, è una prova vivente e concreta che c'è Dio. E chi non lo vede è perché vuole vivere senza Dio, e lui stesso ha deciso di andare all'inferno. Ma preghiamo per loro, e con questa certezza, con questa fede, vogliamo andare ai piedi del Signore e vogliamo ringraziarlo. Vogliamo benedirlo, nonostante le cose apparentemente, umanamente parlando, vadano male, ma per il credente tutto è un successo e tutto coopera al bene. È una lezione alla carne dura, ma ahimè siamo peccatori e dobbiamo anche imparare a portare queste cose. Amen. Io vi invito a venire davanti, gloria a Dio.